Bentrovati carissimi amici per il nostro aperitivo spirituale in questo tempo di Pasqua. Se ricordate, dopo aver meditato nell'ottava di Pasqua sulla gioia della Pasqua, vogliamo riprendere un cammino che avevamo iniziato prima della settimana santa che riguardava le 10 parole, cioè i 10 comandamenti. Oggi vogliamo cercare di riflettere un pochettino, sempre così, semplicemente, senza pretendere di essere esaustivi. Vogliamo riflettere sulla quinta parola, non uccidere, il comandamento non uccidere. Siamo già, se conosciamo il Decalogo, nella seconda parte del Decalogo, quella che riguarda i rapporti con il prossimo. E questo comandamento, con la sua formulazione concisa e categorica, è come se volesse ergersi come a muraglia in difesa del valore basilare nei rapporti umani. E qual è il valore basilare nei rapporti umani? Appunto, è il valore della vita. Per questo, allora, si dice non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo, il disprezzo della vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano l'uomo. Basta leggere un po' i giornali, vedere i telegiornali e ci accorgiamo di questo. La vita è aggredita, è minata dalle speculazioni sul creato e dalla cultura, come la chiama Papa Francesco, dello scarto. La vita è minata e aggredita da tutti i sistemi che sottomettono l'esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre un numero scandaloso di persone vive in uno stato indegno dell'uomo. Questo e molto altro è disprezzare la vita, cioè è in qualche modo anche uccidere. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione, ahimè, della vita umana nel grembo materno, in nome della salvaguardia, si dice, di altri diritti. Ma mi chiedo come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare. Mi vengono in mente le parole di Madre Teresa, e probabilmente avete visto anche voi quando è andata a ricevere il premio Nobel per la pace, proprio il discorso che ha fatto sull'aborto, contro l'aborto. Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto della vita, da dove nascono in fondo? In fondo, la violenza e il rifiuto della vita nascono dalla paura. L'accoglienza dell'altro, infatti, è una sfida all'individualismo. Pensiamo ad esempio a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. Quante preoccupazioni e quante parole, eh? Quanta vicinanza bisogna avere nei confronti di genitori che scoprono come possibilità, anche lieve, una possibilità del genere. I genitori in questi casi drammatici hanno bisogno di una vera vicinanza, di vera solidarietà per affrontare la realtà superando le comprensibili paure. Invece, spesso
dobbiamo dirlo, con tanto rincrescimento, ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, cioè è un modo di dire, è interrompere la gravidanza. Cosa vuol dire interrompere la gravidanza? Significa fare fuori uno, direttamente significa questa cosa qui. Un bimbo malato è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti. Colei che si presenta come un problema, in realtà è un dono di Dio, che può tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore. Diceva Madre Teresa: non buttateli via questi ragazzi, dateli a me, li porterò nella mia reggia, nel mio palazzo. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per salvarci da un'esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia dell'amore. E a questo punto sarebbe proprio bello poter ringraziare tutti i volontari che si adoperano per cercare in tutti i modi, in tutte le maniere, a tutte le età, di difendere la vita, di promuovere la vita. Ringraziamo veramente questi amici, queste amiche. E che cosa conduce l'uomo a rifiutare la vita? Cosa riconduce l'uomo? Cosa conduce l'uomo a rifiutare la vita? Sono gli idoli di questo mondo, il denaro. Meglio togliere di mezzo questo perché costerà e non sto parlando, scusate, solamente della vita prima che nasca, sto parlando degli anziani, sto parlando dei portatori, di difficoltà. Cos'è che conduce l'uomo a rifiutare la vita? Il potere, il successo. Questi sono parametri errati per valutare la vita. L'unica misura autentica della vita, qual è? È l'amore, l'amore con cui Dio ama la vita, l'amore con cui Dio ama la vita, questa è la misura, l'amore con cui Dio ama ogni vita umana. Infatti, potremmo chiederci: qual è il senso positivo della parola non uccidere? Che Dio è amante della vita, come si legge nel libro della Sapienza. Il segreto della vita ci è svelato da come l'ha trattata il Figlio di Dio, che si è fatto uomo fino ad assumere sulla croce il rifiuto, la debolezza, la povertà e il dolore. Non ha scartato queste dimensioni che fanno parte della vita il Figlio dell'uomo, ma le ha assunte su di sé in toto. Allora, in ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo ci sta cercando il nostro cuore per dischiuderci la gioia dell'amore. Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo vale il sangue di Cristo stesso. Non si può disprezzare ciò che Dio ha tanto amato. Dobbiamo dire agli uomini e alle donne del mondo: non disprezzate la vita, non disprezzate la vita altrui,
ma anche la propria, perché anche per essa vale il comandamento non uccidere. A tante persone, a tanti ragazzi, a tanti adolescenti, a tanti giovani, vorrei dire, non disprezzare la tua esistenza. Smetti di rifiutare l'opera di Dio. Tu sei un'opera di Dio. Meglio, tu sei una meravigliosa opera di Dio. Non sottovalutarti, non disprezzarti con le dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno alla morte. Nessuno, nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo, ma ognuno accolga se stesso e gli altri in nome del Padre che ci ha creati. Lui, Dio Padre, è amante della vita. E questa è una delle cose più belle e più grandi che possiamo scoprire e incontrare. Dio è amante della vita. E se Dio è amante della vita, anch'io lo posso e lo devo essere. E appunto, noi tutti gli siamo così cari, cari, riconoscenti a Dio Padre che ha inviato il suo Figlio per noi. Nel Vangelo, in un bellissimo dialogo tra Nicodemo e Gesù, si dice: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. E mi verrebbe da dire, Dio continua ancora ad amare così tanto il mondo da dare te, da dare me, perché il mondo possa scoprire anche attraverso il nostro dono la bellezza, il fascino, la grandezza, la vivacità della vita. Allora, che tutti possano scoprire la bellezza della vita, anche attraverso la nostra semplice e piccola testimonianza. A domani e buona cena a tutti. Ciao!